Allora, buongiorno. Vi avevo lasciato la volta scorsa iniziando a vedere come provare a risolvere il nostro problema dell'insieme di parole per giocare a Ruzzle, in modo per avere un aiuto nel giocare a quel giochino. E avevamo visto che utilizzando le collection, in particolar modo utilizzando le liste, era possibile scrivere del codice particolarmente pulito e che almeno a prima vista sembrava molto carino da vedere. In particolar modo il nostro problema era, se vi ricordate, il metodo remove. Il metodo remove, quando io avevo fatto tutto con un array e cancellavo un elemento all'interno di questo array, dovevo prendere e tirar su, partendo dal fondo, tutti gli altri elementi scalandoli di una posizione. E questo era particolarmente brutto, bastava vederlo per rendersi conto che era una cosa veramente molto brutta. E per fare questo abbiamo deciso di utilizzare le collection e le liste. Usando le liste possono essere viste come un array migliorato, avevamo detto. Utilizzando una lista era possibile scrivere tutto il codice in modo molto più elegante, molto più semplice e apparentemente più efficiente. Avevamo anche visto che, sempre utilizzando le liste e gli iteratori, era possibile riscrivere il metodo di stampa sfruttando l'iteratore, e di nuovo non ne abbiamo nessun vantaggio come tempi, però il codice è molto più bello da vedere, quindi ci possiamo dare una pacca sulla spalla quando lo scriviamo. E anche l'aggiunta di un elemento, tutto sommato, sembra abbastanza più pulita, perché controllo se l'elemento è già all'interno del mio insieme di parole. Se c'è, esco ritornando falso in booleano. Se non c'è, esco restituendo il valore vero, lo aggiungo e poi esco restituendo il valore vero. Allora, a questo punto, tutto questo possiamo farlo con una lista. Rimane il problema che noi non possiamo istanziare una lista, perché la lista è un'interfaccia. Essendo un'interfaccia, noi non possiamo creare un oggetto lista nel nostro programma, perché non sapremmo come farlo. Serve qualcosa che implementi l'interfaccia della lista. Allora, l'interfaccia della lista nelle collection, nella Java Collection Framework, viene implementato da tre elementi. Questi tre elementi sono la linked list, la array list e il vettore. Il vettore lo ignoriamo e quindi ci rimangono come alternative la linked list e la array list. Noi possiamo istanziare un oggetto di tipo array list. Questo oggetto di tipo array list ha tutti i metodi che dichiara la sua interfaccia, ovvero sia la lista, ma non possiamo istanziare una lista direttamente. Allora, per questo abbiamo la scelta fra due possibili modi, fra due possibili implementazioni dell'interfaccia lista, e quindi l'unico cambiamento nel nostro codice, una sola riga, una sola parola cambia nel nostro codice se io scelgo di usare la prima o la seconda implementazione, ed è la parolina dopo la new, perché io dico che la mia lista words plurale è un array list di stringhe, oppure dico che è una linked list di stringhe. Notate che il resto del codice è esattamente identico, compresa la dichiarazione della variabile, perché io in Java posso dichiarare una variabile di tipo dichiarando il tipo dell'interfaccia. Quindi la dichiarazione di words è di tipo lista, e quando io vado a crearla fisicamente, se fisicamente ha senso parlando in questo mondo informatico, e quando io vado a crearla fisicamente, che devo decidere se la mia words è una lista implementata con un array list o con una linked list. Abbiamo detto di provare a fare all'inizio la prima in ordine alfabetico, la array list.
Allora, la array list fa esattamente quello che io avevo fatto a mano costruendo un array, ovvero sia memorizza un elenco di parole e quando io vado a cancellarne una prende tutte quelle che vengono sotto e le tira su. Bruttura, non mi piace, c'è esattamente il problema che avevo prima. Qual è il vantaggio? Che il codice è molto più pulito, che non devo scriverlo io, che probabilmente nel realizzarlo non è stato fatto nessun errore, perché queste librerie sono fatte da grandi professionisti, che sicuramente è più efficiente di quello che posso fare io per quanto perda tempo a cercare di ottimizzarlo, perché, ripeto, chi ha scritto queste cose sono sicuramente dei grandi esperti, però tutto sommato fa la stessa cosa che facevo io. Allora, è vero questo? Beh, vorrei tutto sommato provarlo. Per provarlo non c'è nessun altro meccanismo che andare a vedere quanto tempo occupa il mio programma. Allora, se qualcuno di voi ha preso le mie slide di ieri, che ha messo online Fulvio ieri durante la lezione, ovviamente queste sono diverse, perché le ho cambiate questa mattina. Quindi troverete le slide subito dopo la lezione, come Fulvio aveva promesso nella prima lezione, perché noi le facciamo un attimo prima di venire qui a lezione. Quindi scusatemi, ma le slide che vi sto proiettando sono diverse da quelle che avete trovato sul sito. In effetti non avreste proprio dovuto trovarle. Però le troverete queste, probabilmente già mentre io ne parlo, quando ha finito di telefonare, le metterà online full. Allora, parliamo di come fare a prendere il tempo all'interno di un programma Java. Allora, questo sicuramente è un argomento che vi serve, è un argomento che vi servirà sicuramente a esercitazione, quindi guardatelo. Ed è un qualcosa di estremamente, estremamente semplice. Allora, la classe System fornisce due metodi che mi restituiscono l'istante di tempo attuale. Questi due metodi sono current time millis, che mi dice il tempo attuale in millisecondi, e nanotime, che mi dice il tempo attuale in nanosecondi. Se voi andate a prendere la documentazione di Java, della Oracle, abituatevi a farlo perché è il punto di riferimento di tutto Java, beh, vedete che c'è una nota che dice che nanotime è garantito utilizzare il timer più preciso disponibile nel sistema. Allora, se io voglio capire o vedere quanto tempo ci mette il mio programma a fare una serie di operazioni, quello che dovrò fare è andare a vedere il valore di nanotime in un dato istante, fare quelle che voglio fare come operazioni e a quel punto andare a rileggere il valore di nanotime, calcolare la differenza e stamparla. Molto semplicemente. Allora, talmente semplice che possiamo provare a farlo. Spero che in 800x600 Eclipse si veda meglio, perché ieri mi è stato detto che non era particolarmente visibile. Ok, allora prendiamo l'esempio. Prendiamo il main. Allora, questo è il mio main. Questo posso anche chiuderlo.
Come vi avevo detto la volta scorsa, il main non è altro che un driver, è un pezzo di codice buttato lì in malo modo, in fretta, per provare la mia classe. In realtà quello che io sto facendo è lavorando alla classe. Allora, l'idea di costruire un main che prova in fretta quello che sto facendo è un'idea utile, come ci insegna l'ingegneria del software. Allora, io voglio misurare quanto tempo ci metto a rimuovere foo, ad esempio. Allora, avrò bisogno di una variabile che chiamerò T0 e che inizializzo con il valore di nanotime. A questo punto rimuovo foo e posso stampare quanto tempo è passato. Allora, avrò il tempo attuale meno T0, però questo è il tempo in nanosecondi, io lo voglio in secondi e quindi lo devo dividere per 10 alla 9, perché sarebbero 10 alla 3 se fossero millisecondi, 10 alla meno 6 se fossero micro, 10 alla meno 9 se sono nano. In questo modo io dovrei riuscire a stampare quanto tempo è passato in secondi. Quanto tempo è passato unicamente per fare quell'operazione, ovvero sia per fare la remove dell'elemento foo. Posso controllare che il tutto funzioni. Allora inseriamo un po' di elementi. Bar. Buzz. Bar di nuovo mi dovrebbe dare errore, infatti è già nella lista, e a questo punto interrompiamo gli elementi, l'inserimento, e vediamo che il tempo passato è 0,00029 secondi. Quindi cancellare la variabile foo mi ha portato via quel tempo. In generale, quando i tempi sono così piccoli, non hanno molto senso. In generale, tutto il pensare a quanto è complicata, quanto è lunga, quanto è difficile un'operazione, se sto parlando di 10 elementi, non ha veramente alcun senso. Ed è uno dei problemi, probabilmente, dei primi corsi di informatica, in cui non ci si rende conto di quanto effettivamente un programma può diventare lungo o pesante, perché si lavora su pochi dati. Quindi ci si concentra su altri elementi. Allora, per poter aumentare il numero di elementi ho due alternative. Una è mettermi, ogni volta che faccio una prova, e inserire 10.000 stringhe diverse. Ce n'è un'altra ed è quella, in qualche modo, le stringhe, di generarle in modo automatico. Allora, un primo tentativo che potrei fare è semplicemente generare delle stringhe tag 0, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, eccetera, eccetera. Queste sono sicuramente tutte diverse fra di loro e lo posso fare all'interno di un ciclo for in modo del tutto automatico. Quindi se io uso questo sistema, effettivamente ho una grande facilità dell'inserire, nel buttare nella mia struttura 1 milione di stringhe e poi provare a cancellarne una. Problema, mettiamo problema fra virgolette, è che non sono casuali, un bel niente. Quindi se io stessi cercando di affrontare, di scrivere un programma diverso, ad esempio un programma di ordinamento oppure un qualche tipo di programma diverso, avrei bisogno di stringhe casuali. Lasciatemi passare 5 minuti a dirvi come generare stringhe casuali. Allora, questo non è necessario per quello che facciamo adesso, però può esservi utile per provare i vostri programmi. Allora, generare stringhe casuali, per fortuna, come gran parte delle cose in Java, è già fatto, è già disponibile. Allora, esiste un qualcosa che viene chiamato la UUID, Universally Unique Identifier.
Allora, questo concetto è stato definito dalla Open Software Foundation, è uno standard, è parte dello standard DCE, ed esistono svariati modi per generare queste stringhe che dovrebbero essere univoche. Alcuni di questi modi non sono univoci, un bel niente, anche se si chiamano univoche. Il modo che ci interessa, che è il modo che è realizzato e implementato nella libreria di Java, è la versione 4, perché ci sono 5 versioni di queste stringhe. La versione 4 è quella che viene definita completamente casuale, completamente quasi tutta, perché in realtà ci sono alcuni bit che sono fissi, ma tutti gli altri variano ogni volta. E questo sistema completamente casuale genera delle stringhe del tipo mostrato sul fondo della slide. Una serie di caratteri esadecimali, quelli fissi sono quelli in grassetto, il 4, che sta a significare che questa è la quarta versione della stringa, del generatore degli UUID, e quindi mi permette di sapere che questo è completamente casuale, e poi qualche bit all'interno della cifra segnata con Y. Allora, usare questo UUID è particolarmente facile. Devo soltanto importare la libreria che mi serve da Java Util, e quando ho bisogno di una stringa random, semplicemente gli chiedo un random universal unique identifier. Per cui basta fare questo e io ho la possibilità di generare tutte le stringhe casuali che voglio. Lo svantaggio è che non è così veloce generarle, quindi specialmente se voglio fare delle prove su grandi numeri, sto parlando di decine di milioni di numeri, il tempo che mi serve per generare qualche decina di milioni di stringhe casuali in questo modo non è trascurabile. Però, diciamo, non è neanche eccessivo, e quindi se mi serve posso farlo. Vediamolo in azione. Buttiamo via tutta la parte di lettura della tastiera e importiamo maiuscola. A questo punto buttiamo via la tastiera, la stringa, buttiamo via anche il ciclo applauso e scriviamo un ciclo for. US, a questo punto aggiungo che cosa? Una stringa casuale. Random UUD, va, lo string in realtà lo fa in modo automatico, quindi dovrebbe bastare fare così. Non lo fa in modo automatico. Ok. A questo punto possiamo vedere il nostro programma, che non ha più bisogno di nessun input da parte dell'utente, che genera un certo numero di stringhe, prova a cancellare quella con foo e poi prosegue. Beh, a questo punto in realtà la stringa con foo non c'è, quindi permettetemi di fare altre due piccole modifiche. Togliamo il dump, perché non me ne importa niente di vedere 10 stringhe casuali, e inseriamo foo all'inizio, in maniera che effettivamente venga trovata. Quindi io inserisco la stringa foo, inserisco 10 stringhe a casaccio, a questo punto vado a vedere quanto mi porta via come tempo il rimuovere la stringa foo.
vediamo i tempi. Beh, rimuovere la stringa fu mi porta via quel tempo, 0, 0, 0, eccetera. Avevamo detto che il tempo dovrebbe crescere significativamente con il numero di elementi che io inserisco. Perché è vero che è bello da vedere come è scritto, è bello il codice, però tutto sommato il array list, ok. Però tutto sommato continua a esserci una bruttissima operazione in cui io prendo tutte le stringhe una per una e le faccio spostare verso l'alto di una posizione. Allora, invece di 10 mettiamo 1000 e vediamo che tempi ho. Sempre molto bassi, 10.000. Bassi, 100.000. Questo è già 1.000.000, scusate. Potrebbe iniziare a essere significativo il tempo che io impiego a generare tutti questi Universal Unique Identifier a casaccio, per cui in effetti quello che potrei provare a fare è passare al secondo sistema. Di generazione. Per cui io aggiungo di fatto delle stringhe che sono semplicemente tag 0, tag 1, tag 2, eccetera. Perché è così lento? Vi assicuro che l'avevo provato prima di... impiega un po' di tempo per calcolare. Ritorniamo al punto in cui abbiamo deciso di utilizzare una array list. L'alternativa all'array list è quella che viene chiamata una linked list, ovvero sia una serie di elementi che sono non in posizione di memoria consecutiva, una all'altra, come invece è tipico di un array. Quello che ha la caratteristica fondamentale di un array è che tutti i miei elementi sono scritti in memoria uno dopo l'altro. Una linked list invece non ha questo vincolo. L'idea della link e in che modo io riesco a passare da un elemento al successivo? Beh, io riesco a farlo grazie a dei puntatori espliciti. Ogni elemento è un blocchetto che contiene in modo esplicito scritto al suo interno qual è l'elemento successivo e qual è l'elemento precedente.
Questo vuol dire che per ogni blocchetto io sto sprecando spazio per scrivere qual è il successivo e qual è il precedente. Questa struttura dati ha però alcuni vantaggi molto grossi. Il primo fra tutti è che io posso aggiungere elementi in mezzo e rimuovere elementi in mezzo senza bisogno di spostare tutti gli altri. Questa struttura dati in qualche modo cresce e si accorcia in modo molto più dolce rispetto a un array. Questa è quella che verrebbe chiamata una lista doppiamente linkata, perché io ogni elemento ha il puntatore. Tenuti all'interno. Ma questi dettagli non ci riguardano da vicino. La cosa che sicuramente ci interessa è vedere che questa volta veramente, quando io voglio cancellare un elemento è un'operazione molto veloce. Assegnamenti, n assegnazioni sono i miei puntatori della lista, ma tutto sommato se la lista continua 200 elementi o 2 miliardi di elementi non mi cambia nulla. Le operazioni che devo fare sono 10, 20, 12, 8, non lo so, posso scrivere del codice più o meno furbo, però quelle devo fare indipendentemente dal numero di elementi. Vediamo se qui ha finito, sì, leggendoci 009109, beh, potremmo provare a vedere se effettivamente, fatemi vedere se... prove nel mio ufficio, quindi torniamo a 10.000. Allora, quello che potremmo fare è cambiare e utilizzare, invece della array list, utilizzare la linked list. Come vi avevo detto, l'unica modifica che io devo fare è cambiare array list qui e mettere linked list. Ma in realtà questo è ancora il codice bruttino che vi avevo fatto vedere, perché qui posso dire che questo è soltanto una lista e a questo punto la modifica che posso fare è, invece di un array list, una linked list. Chiaramente devo inserire l'import per la linked list.
Allora io importo lista, che è l'interfaccia, dichiaro la mia variabile di tipo lista, però non posso istanziarla. A questo punto, per istanziarla, devo scegliere fra linked list o array list. Qui ho provato a fare con linked list. Proviamo a vedere il tempo che impiego, e non è poi così diverso, e non si vede più di tanto la differenza, perché tutto sommato il numero di elementi su cui sto lavorando adesso continua a essere abbastanza piccolo. 10.000 elementi continua a essere un numero abbastanza piccolo di elementi. Scusate, ma il computer non ce la fa evidentemente a unire il video con l'esecuzione dei programmi. Pensiamo a questo punto, pensiamo in senso che voi pensate, al quali sono, come sono le operazioni, i tempi delle operazioni, quali operazioni sono veloci e quali operazioni sono lente fra un array list e una linked list. Allora, le operazioni possono essere aggiungi, rimuovi un elemento, rimuovi un oggetto, prendi un elemento a un certo indice, setta, metti un certo elemento a un certo specifico indice, rimuovi l'elemento a un certo indice, e poi le due tipi di ricerca: mi chiedo se un elemento è contenuto all'interno della mia lista, oppure mi chiedo qual è l'indice di un elemento all'interno della lista. L'interfaccia ce li fornisce entrambi. Allora, provate a fermarvi e pensare a qual è la complessità, a se queste operazioni sono veloci oppure no. E quando vi fermerete a pensarci, vi renderete conto che ho detto una cosa tendenzialmente sbagliata qualche minuto fa. Però vi lascio qualche minuto per provare a pensare.